descrizione di quello che è il sistema educativo, no? Che priva le bambine dell'infanzia, che priva le ragazze della gioventù e le donne della maturità. E allora praticamente noi abbiamo riscontrato appunto che il tema dell'infanzia, della maturità, dell'adolescenza, eccetera, sono delle tematiche molto care praticamente agli artisti, nel senso che quello che è la definizione al femminile nella raffigurazione è parte integrante poi, no? Di una riproduzione al femminile che, come voi potete vedere, circonda un po' le nostre sale e che purtroppo non siamo riusciti, dopo tanti tentativi e 10.000 esperti e tecnici, a cambiare, ma questa è un'altra storia. E quindi praticamente dicevamo questo. Allora abbiamo chiesto ai nostri artisti di portare proprio un'opera che possa raffigurare un po' l'itinerario che fanno al femminile. Voi avete notato, quando lei descrive l'essere donna bambina, l'essere donna mamma, l'essere compagna, l'approccio con l'estetica, eccetera. Allora, guarda caso, nell'assemblaggio che noi abbiamo fatto degli artisti stasera, delle muse, in effetti l'opera che voi vedete qui alla mia destra è di Grazia Papalia. Grazia Papalia ha presentato tre momenti diversi che sono, ecco, in questo prospetto che voi vedete quasi speculare di quella che è la linea della femminilità, quella femminilità che poi tutto sommato emerge pian piano nella lettura del testo, e poi l'evoluzione, perché da questo profilo poi si vince quella che è la maturità, e poi la donna anziana che voi vedete al centro della sala dimostra, da esperienze di vita diverse, dell'evoluzione al femminile. Ma probabilmente da Grazia Papalia, che ha riprodotto questo, opera che potrebbe sedimentare, e io credo che il dottore Nicolò, così come Teresa, sono d'accordo, quella che è lo stato del romanzo che è stato raccontato, è questa tela della giovanissima, perché è giovanissima, Maria Teresa Cereto, che ha paragonato l'evoluzione della donna, partendo dalla maglia desnuda a quelli che sono i prototipi dell'arte classica fino alla contemporaneità, come se fossero donne in scatola, come se fossero delle sardine, la sovrapposizione di un'evoluzione che in questa leva, come voi potete notare, va sollevata per portare poi allo stesso cambiamento che, guarda caso, la nostra autrice ha fatto. Quindi ha questa sua identificazione di sovrapposizione e di uscire, di emergere fuori da questo habitus che, come voi potete notare, non ha uno sfondo, è nero. Quello stesso terrore, tra virgolette, di non uscire fuori, di cui leggevo prima io le parole del romanzo di Rossella. E da Maria Teresa Cereto anche l'esperimento di poesia visiva di Manuela Lugarà, perché lei diventa autoreferente nel momento in cui scrive l'arte rileva i cuori, e quello che nessuna scienza può rilevare. Una frase storica importante, ma l'effetto praticamente della fotocomposizione va proprio a valorare, a identificare ecco questo messaggio della donna che trova nell'arte probabilmente la sua realizzazione. E poi, guarda caso, ecco perché dico a volte le cose non capitano per caso, la stessa condizio praticamente, e ora sono costretto, ve lo prendo il quadro e ve lo faccio vedere, perché mi muovo mentre voi aspettate e ve lo faccio vedere. Sono multimediale io, direi stasera santo li voti, perché proprio solo santo mi potranno fare, penso, nel mio prossimo futuro. Probabilmente. Allora, questo invece, questa tela è di Mimma Corcone, perché Mimma Triglia è l'amica di Rossella, scusami, le Mimme. E praticamente questa tela mette in evidenza quello che è il ruolo della donna nel contesto calabrese. Quindi voi avete notato come è, in un certo senso, è un quadro che indica l'idea della tradizione popolare, cioè quello che era
dell'archetipo femminile della donna nel suo ambiente e nel suo contesto urbano. Però i colori sono quelli del sogno, sono quegli stessi colori del sogno dove naturalmente Rossella ambisce. Notate che c'è tutto un guarda caso, una storia, ve lo do così potete constatare. E poi abbiamo praticamente abbiamo dato pure una sezione, quelle che sono, queste di Santina Milardi, e sono queste tavolette in argilla, e queste sono le donne sirene. Quindi la definizione della donna sin dall'età greca, e qui abbiamo già dei trascorsi di questa donna che è incantatrice, che è sirena e che a volte chiaramente può cercare di ingannare l'uomo, e questo poi alla fine voglio che le conclusioni di Rossella, in base a quello che noi abbiamo detto, possa farle vincere. E poi, perché questi tessuti? Perché Antonella Raganà, a parte il discorso che ha recuperato i repertori, questo a noi non interessa, ma Antonella un giorno, parlando con lei, ha constatato un'altra condizione che potrebbe essere compatibile con quello che Rossella diceva. Antonella mi ha detto: sono riuscita in malo modo, oppure con tanta difficoltà, a recuperare questi disegni da donne che non trascrivono i disegni, ma che vivono pur nell'arte e nella non comunicazione in una piena omertà. Donne artigiane della nostra Calabria omertose. Omertose non come stilema di vita, ma come tecnica artistica. Perché i disegni di questi tessuti per le donne di Calabria dovevano morire con loro stesse. Nessuna doveva continuare quello che era già stato fatto. Quindi Antonella o ha ragione o ha torto, ma io dico a tradimento, è riuscita, facendo un servizio porta a porta nelle contrade dell'area di Bagalati, quindi tutta la zona da Melito in poi, nell'area grecanica ben antropizzata, a fare uno sforzo di memoria per cercare di recuperare ciò che su carta non esisteva, quindi sforzando non solo quello che è la memoria emotiva anche di queste donne che non volevano parlare e che magari in un linguaggio probabilmente occulto, in cui due avanti e un arretro, pensando che lei non capisse, con una cantilena andavano a indicare simbolicamente quella che era la posizione della narizella, quella che era la posizione dell'orecchio e della trama. Naturalmente 40 anni di attività servono anche a saper. Quindi non a caso ogni sera noi abbiamo fatto un assemblaggio diverso che è attinente al romanzo che noi presentiamo, e in effetti questa sera si presentava la condizione della donna in generale, il regionalismo che emerge, e che ieri proprio Rossella mi parlava di queste analogie continue tra la Sardegna e la Calabria, tanto lontane, ma lei parlava di queste comunanze che si possono avere. Quindi l'applauso va ai nostri artisti che sono stati partecipativi e, come avete potuto notare, hanno dettagliato il loro messaggio. Domani sera sarà tutt'altra cosa, perché cambieremo la location. Io voglio chiedere questo a Teresa. Chiaramente tu stai leggendo tantissimi testi in generale, a parte la tua cultura, quella che è la tua cultura da docente e che hai. Ma lo stato, se tu dovessi dire qual è lo stato attuale di chi scrive, che cosa emerge? Cioè tu ne esci angosciata, ne esci preoccupata. Lo stato dell'arte di chi scrive oggi, nel tempo contemporaneo, qual è?
cioè tu dovendo dire c'è questa situazione hai tutto il tempo che vuoi, però hai un'idea sicuramente, non saprei rispondere, perché io ritengo che chi ha l'ansia, chi ha il piacere, chi ha il bisogno soprattutto di scrivere, ha un mondo dentro. Oggi forse predomina l'ossessione, predomina qualcosa di torbido, qualcosa di psicanalitico, perché la società è molto complicata, ma noi donne siamo molto complicate, e quindi penso che sia sempre specchio dei tempi, e quindi non mi piace la letteratura, insomma, donne che scrivono non è che ce ne siano tantissime, perché la letteratura ci ha abituati ad una cultura essenzialmente maschile, ma per motivi logici, no? La donna, la prima donna laureata in matematica, prendeva lezione attraverso il fratello, cioè la prima, attraverso il fratello che studiava, lei ascoltava quasi una trasmissione orale. Così come penso che le donne, di cui Antonella è stata veramente una paziente ricercatrice, non è che siano omertose, non mi piace questo termine, non lo so se sbaglio. Con lei lo sono stata, con lei lo sono stata. Ah, ma io penso, io so la tua difficoltà che avevamo parlato, io penso invece che loro siano, abbiano un senso, così come nel romanzo vivista avevano la religione della roba. E le artigiane, questa trasmissione sempre orale delle tradizioni locali, forse una gelosia, un senso di possesso. Antonella, vieni qui per favore per un problema di microfonia. Allora, sono stata a Carpentro e mentre eravamo là con una collega che insegnava a Parma, allora siamo entrati presso una casa. Ebbene, entro e vedo questa donna che lavorava. Ad un certo punto chiedo, dico: signora, ma il rimettaggio lo inventate voi? Cioè, sarebbe il movimento dei ricci, un lavoro particolare nei ricci. E dico: lo inventate voi? E dice: sì, però così ci ha lasciato un pochino. Ad un certo punto dico: ma mi può dire un pochino, mi può... No, figlio, è troppo difficile. Non sapeva che era davanti. È troppo difficile. Perché ci siamo guardati con la mia collega. Mi è venuto un po' di sete. E chiedo: signora, potrei avere gentilmente un bicchiere d'acqua? Ebbene, lei non si è spostata. Ha chiamato. La virtitudine della forestiera. Non è il paese, capito? C'è la verità, quella cultura propria. Potevo essere incompetente, cioè ero incompetente in quel momento, ma lei non si è rotta. Sì, proprio. Ma era sede vera o era sede vera o sede di andare? No, era sede vera in effetti, non mi permetterei mai. Non tenevano niente di scritto, quindi va bene, questo è proprio l'attaccamento alle proprie origini, alle proprie cose, alle proprie tradizioni. Io pure ce l'ho fortissimo l'attaccamento alle cose mie, quelle che mi sono state tramandate. Io penso che sia questo invece un patrimonio, no? Bello condividere, ma ci vuole anche la cultura per farlo, perché ci vuole la cultura, mi ha insegnato la nostra autrice, pure per fare le pulizie, perché lei già era avanti rispetto alle altre che pulivano con lei, e non ci vuole niente a pulire, no? Aveva anche una tecnica per pulire, voglio dire, la cultura sa mediare, la cultura sa indicare, la cultura sa conservare. Io penso che sia un atto bello quello di conservare le nostre radici, e quindi penso che le donne di oggi purtroppo siamo un po' troppo complicate e complessate. Oggi ci sono molte ossessioni, soprattutto nei giovani, è una cosa preoccupante, ma i giovani piccoli, non i grandi, i piccoli, quindi veramente c'è da rifare veramente un esame di coscienza intanto ai genitori.
perché è inutile che mi si dica che la scuola, no, la prima educazione arriva in famiglia con gli esempi dei genitori, e poi c'è la strada e poi c'è la scuola. Quindi io penso che ci dobbiamo fare molti mea culpa per molte mancanze di noi genitori, perché certo non è facile esserlo. Io mi ricordo quando aspettavamo il primo figlio, mio marito comprava testi, come dici, mamme, cose, e leggevamo, però poi c'è quella comunicazione che si crea con tra madre, padre e figlio, no? Che ti fa capire qual è il senso giusto, comunque sempre rispettare il carattere, le tendenze, le aspirazioni, i progetti dei figli, che non devono essere necessariamente i nostri. Sono persone uniche, autentiche, sono persone, come devo dire, un unicum. E quindi devono gli adulti devono assecondare, però guidare, però formare, aiutare nella formazione quelle che sono le proprie aspirazioni e i propri progetti dell'esistenza, perché la vita è bella che sia vissuta pienamente, con serenità e cercando tutti di essere realizzati. Oggi non lo so, non ci sono molte persone realizzate, insomma, poi non posso sicuramente avere solo questa opinione che non, spero che non risulti vera, insomma, nella realtà delle cose. E dottore Nicolo, è vero che vi è vietato sognare o no? No, è vietato sognare, assolutamente. La vita è un sogno, diceva la vita è un sogno, no? Ed è vero, è un incubo. E allora ecco, per i tessuti, dice, beh, ripensando alla donna 3.000 anni fa, quindi io ritorno lì da Ulisse, per la donna il compito della donna era quello di stare in casa nell'oikos, nel gineceo, dove l'unica cosa che poteva fare era quella di tessere. E allora la donna che è capace di tessere in grande pensava di essere, ed è vero anche questo, la condizione per cui dico questo, non per parlare benissimo, ma per dire che poi realmente la condizione della donna non è che si sia poi tanto evoluta rispetto a 3.000 anni fa, diciamo che ancora, perché c'è tutta una cultura che l'ultimo disastro è stato il 68 della donna, il femminismo è stato quello che ha distrutto tutto della donna, quelle grandi conquiste che sono state fatte si sono ritorte contro la donna, e questo è veramente brutto. Non è discutibile questo, no? Non è che è contro la donna, perché è contro la donna? È stato un momento interessante, certamente, di liberazione. Certamente, bisogna vedere da che cosa si è liberato. Comunque, è un discorso. Intanto si è liberato. Beh, credo che si sia liberato di cose che doveva invece dare con più parsimonia. Ecco, non liberarsi così facilmente. No? Ecco, quindi si è liberato, perché la donna è un bel mistero, è qualcosa di eccezionale la donna. Io sono dalla parte della donna. Viva le donne! Perché credo, ho sempre pensato che la donna più stupida è più intelligente dell'uomo intelligente, dell'uomo più intelligente, quindi questa è la mia concezione della donna. Però il problema, non dico questo per attirarmi l'applauso, siamo sempre lì, sono due mondi diversi, è giusto che esistano sia l'uomo che la donna nella stessa maniera, con le stesse possibilità, e questo ancora oggi non succede. Quindi grandi conquiste sono state fatte, ma ancora credo che siamo molto lontani, ecco, sentire un racconto del genere anni 60 è un po' pesantuccio, ecco, sentirlo oggi, ma
ancora oggi abbiamo storie di femminicidio tutti i giorni. Voglio dire, siamo nel 2018, eppure non dovrebbero esistere queste cose. È lo stesso, bene, allora c'è una società che ha lo sfascio, questo giustamente diceva la famiglia si è disgregata. Una cosa bella che mi è piaciuta del libro, lei ha salvato la famiglia. Lei? Ha salvato la famiglia, e non è poco. Cioè, una donna che salva la famiglia, devono fargli una statua. Anche perché le nostre mamme hanno salvato le famiglie. Immagino che ognuno di voi ha esperienza di quello che era l'uomo e quello che era la donna. Io ce l'ho l'esperienza dei miei genitori. So la condizione di mia madre e so quello che mio padre, ma mia madre ha tenuto una famiglia, quindi la donna ha un valore eccezionale, e questa è la forza della donna, non sono altre cose che hanno illuso il 68, quelle sono illusioni, sono state delle illusioni per me, ripeto, sono punti di vista. E lo stesso per quanto riguarda il discorso della famiglia, concordo pienamente, tutta la scuola, ho capito, ma la prima educazione viene fatta in casa, la prima cosa, bisogna educare i genitori, cioè i genitori devono essere educati. E parlavamo del bullismo, no? Questi ragazzi che uno dice, ah, sei la mia figlia, ma guardate attentamente, quel ragazzo è una persona debole, è una persona che soffre, che ha problemi, è una persona che avrà sempre problemi. L'unica cosa che sanno dire poi i genitori, ma è una ragazzata, cioè non sanno educare. È obbligo, è compito del genitore educare il figlio. Ma sempre lì siamo, cioè è facile dire, cioè dai il banco ma ti dai i soldi e posto, i ragazzi a posto, è molto facile liquidarsi così anziché affrontare il problema e assumersi delle responsabilità a un genitore. Un genitore preferisce non parlare con il figlio, preferisce vederlo tranquillo, dice ma dove vai, stai qui, stai sul divano, metti l'aria condizionata, genere, hai mangiato, se telefonate fuori, la telefonata che voi badate bene, uno che c'è il figlio fuori, fateci caso, quando gli telefonate, beh, che hai mangiato? Hai freddo? Come? Cioè voglio dire, ora dico, un ragazzo, poi possiamo avere un problema, hai mangiato, ma è perché non mangia, o non muore, cioè, però non hai mangiato. Non è che gli si chiede, senti, ma sei felice? Questo non glielo chiede nessuno. Questo non glielo chiede nessuno. Gli chiediamo se ha bisogno di soldi, se ha mangiato, se si è vestito, se ha dormito, se... Ma non è sempre così, non bisogna generalizzare. Vabbè, lei c'è... Ho capito, è come la barzelletta che vedevo noi discendiamo dalle scimmie, e detto si vede che la tua è una famiglia particolare. Ora, probabilmente la sua è una famiglia particolare, ma, non, allora, ma la società, la realtà non la dico io, cara signora, non la dico io, sono sociologi che studiano, psicanalisti, psichiatri che studiano queste cose. Queste ci sono persone che studiano questi, non è che sono lì. Cioè, Paolo Pepe ha scritto sui giovani un'infinità di libri, leggetene qualcuno, sentite. E allora vedete che cosa dice la tragedia che c'è. Dice, ma non è così. Sì, la tragedia è il lavoro che manca, la tragedia sono le famiglie che si dividono. Queste sono le tragedie. Ho capito, ma io non sto dando la colpa ai ragazzi, ho detto che la colpa è dei genitori, ho detto che un merito ha salvato la sua famiglia, lo dice. Quindi io non sto condannando i giovani sono delle vittime nelle mani dei genitori, dice tu devi diventare medico, tu devi diventare bravissimo. No, e mi dice ma io voglio fare il parrucchiere, quando mai? Dice tu ti lavori, e tu
tutta una cosa diversa. Cioè, è chiaro che si crea l'infelice, noi abbiamo creato degli infelici, mettiamocelo in testa. Questa società ha creato degli infelici. Questa è la realtà, che poi ognuno di noi, per il proprio vissuto, per la propria educazione, per tutto quello che volete, si comporta un po' meglio, agisce un po' meglio sui figli, sa seguire un po' meglio, questo dipende da ciascuno di noi, ma la massa è così. Io ho detto un po' di felicità. La felicità, la parola felicità non esiste, come non esiste educazione. È una cosa che è stata bandita. Cioè a scuola ti insegnano la matematica, la fisica, la geografia, ma parlare di felicità a scuola, ora forse se ne sa, ma ci sono delle scuole in Inghilterra, ci sono delle materie adatte. Quindi siamo un passo più avanti e noi qui ci preoccupiamo di sapere se il ragazzo è bravo in matematica, poi se è felice, se no, no non ci interessa, poi si crea un trauma, certo. È chiaro che poi c'è un vissuto, una sofferenza continua. Si investono più soldi per quanto riguarda la cultura, se in Italia non c'è vuol dire che qualcosa non funziona. Troppe cose non funzionano. Ma la colpa non è degli altri, è di tutti noi. La colpa è sua quanto mia, cioè il problema è, cioè, lei non è esente da colpe, come non sono esente. Sì, infatti io stavo aspettando che finiva di fare una foto perché me la prego. Allora, è chiaro che abbiamo sentito i due, il filone, non abbiamo tutto il tempo per fare. Ora inizia lei che ha detto devo fare la domanda, quindi vuol dire che ce l'ha preparata, dottore Cento. Allora. Che senso ha? Certo, ora abbiamo davanti allo sfogo. Prego, parlo con Corrina. Tu hai detto che non esistono più i soldi, ma esistono le emozioni. Che non esistono i sogni. Sì, hai detto prima, no? No, ho detto sì, la vita è il sogno. No, inizialmente. Oggi nella società. Io mi chiedo, esistono le emozioni? Pensare nella parola emozione, dire ex momento. Però io ho qualche dubbio, che non venire pure da aimatos, che significa sangue. Cioè, la parola emozione deriva ex momento, uomo da che cosa è uomo? E quindi il discorso è questo. Poi un'altra domanda che faccio alla dottoressa, io sono medico, quindi lavoriamo allo stesso campo. Mi è venuto in mente il romanzo Padre Padrone, c'è qualche cosa di Padre Padrone nel libro? Io lo ricordo, l'ho letto 40 anni fa. C'è un aspetto educativo, c'è un aspetto educativo. Volendo però, leggendo il libro si vince questa cosa, mio padre, appunto, è l'unico torto di picchiarmi, perché altrimenti mia madre si sarebbe arrabbiata, non si sarebbe sentita forte contro una figlia che comunque le stava di fronte e che voleva la sua dignità riconosciuta. Figlia, ma con la sua dignità, mentre mia mamma me la toglieva e mio padre faceva fatica. Non c'era quel padre padrone in assoluto. Se lei pensa che mio padre, quando ha visto che non poteva permettersi di comprare il vocabolario di greco che costava 10.000 lire, mi ha proposto una cosa a tavola, in cucina, eravamo presenti solo io, lui e mia madre, mi ha detto guarda, io ho pensato di portarti dalla ragioniere Consolini alla direzione della miniera, andiamo a Iglesias, andiamo insieme. Ha detto certo, glielo dici tu perché sai usare belle parole, poi giuste, però il concetto è questo, dobbiamo chiedere di avere riconosciuto un prestito, un conto aperto nella libreria grande di Iglesias, tu vai là, ti compri i libri che ti servono e loro dopo eventualmente mi tolgono i soldi un po' alla volta. Mio padre nel 69 si era inventato il mutuo per i poveri, senza che nessuno conoscesse o avesse questa pratica. Lui aveva usato e siamo andati, e quando l'unica cosa che ha detto alla ragioniere in aggiunta alle mie parole ha detto sa, perché lei è brava, sa come è. Ma io credo che mio padre, se avesse avuto una moglie più serena,
Certo, mia madre era anche lei prodotto dei suoi tempi, non è che avesse tutte le colpe, però questa cosa che in me vedesse un diavolo solamente perché, volevo sapere il perché. Io non potevo venire perché loro erano gentili, io volevo sapere perché. A me veniva negata la risposta. C'era questa autorità che si doveva imporre. Lei pensa una cosa, questa cosa io non l'ho scritta. Crescendo, mio padre, cioè io ero già cresciuta, ero già donna, ero già sposata, avevo le bambine, tutte e due, per dire una cosa ha alzato la voce. Io gli ho fatto così. Scusa, non pensavi che fossi sorda? Ecco, questa è stata per lui la più grossa mancanza di rispetto. Lui se avesse potuto in quel momento mi avrebbe uccisa all'istante. E io l'ho capito. E io in quel momento lì mi sono resa conto di aver usato un'arma potentissima contro di lui, perché io desideravo riconosciuti i miei meriti e la mia dignità. Io non dovevo essere più sgridata. E quando mi ha continuato a sgridarmi per una cosa che comunque non avevo fatto, e comunque io non credevo che avesse più diritto di sgridarmi quando io avevo già la mia famiglia. Io ero una responsabile come lui, io avevo dei figli da crescere. E mi ha battuto un pugno sul tavolo, come faceva lui. Io gli ho detto, non pensare, gli ho detto, anche io lo posso fare. Gli ho battuto un pugno sul tavolo. Hai capito? Gli ho detto, tu non ti puoi più imporre. Quindi, però vede, nonostante tutto, non era mio padre la persona forte, non era lui che io avevo sempre paura di offendere lui, certo, ma perché proprio questa cosa atavica ce l'avevo dentro di rispettare l'uomo. Quindi io mio padre lo adoravo, mio padre aveva scelto il lavoro più duro, pensi che era un perforatore, e non faceva pozzi, faceva fornelli, faceva collegamenti fra gallerie a diversi livelli, per poter salire, tanto perforata e tutto gli cadeva addosso, no? Per guadagnare di più, perché comunque c'era la famiglia era grande, lui costruiva i palchetti, cioè una piccola carica di dinamite qua, una piccola carica di dinamite là, nel corridoio strettissimo che si era creato con per salire. E allora saliva di un metro, perforava, quindi la galleria diventava più lunga di un metro, per salire lassù e perforare oltre, costruiva questi palchetti. Perché lo faceva? Perché lo pagavano meglio e poteva portare più soldi, era un operaio minatore specializzato, lo faceva per noi. Io lo adoravo mio padre, io quando lui rientrava e gli potevo lavare i piedi, io ero felice. Quindi è che capi, non ci doveva essere quella cosa educativa, non ci doveva essere quella cosa che io, siccome sono una donna, dovevo obbedire in silenzio. Io avevo bisogno di parlare. Io avevo bisogno di dirgli no, no, la penso così. E questo non si chiama niente. Il discorso. Secondo lei era. Aspetta, dobbiamo concludere il discorso. Scusa. Allora io ho chiesto, esistono le emozioni. Avete visto più qualche volta qualche bambino che raccoglie un fiore e lo porta alla mamma? Io da 30 anni che non lo vedo. Io sono la nipotina, quando vado a prendere la mia amica, un attimo non aspetta, io devo portare questi fiorellini alla mamma, e di più. Quando io, lei mangia con me, mia figlia esce anche di lavorare in ospedale più tardi e mi dice, quando mi vede ritirare via quello che ha alzato, lo stai conservando per la mia mamma, nonna? E lui dice sì, amore, sì, lo sto conservando per la tua mamma. Ce ne ci tiene, una cosa proprio... E poi, scusate, l'atteggiamento, come per esempio dei genitori, deve essere permissivo, autorevole o autoritario? Per il bambino, per la bambina, in
marito, ma lui non ha misura. Tocca a noi adulti inserirli. La mia nipotina, quando la prima volta mi hanno messo, mi ha toccato i libri che io tengo così e me l'ha rotto una pagina, però io i libri, mi ha detto, te l'avevo detto mamma, non dovevi lasciare i libri, lo sai che è piccola, appunto, è piccola e deve imparare adesso. Io ho parlato con mia figlia, mentre la bambina lei, lei deve sapere che i miei libri li può toccare, li può sfogliare, quando li saprà leggere, li leggerà e potrà fare anche qualche orecchia del libro, ok? Ma non li dovrà rompere, perché quelli sono la cosa a cui io tengo di più. Guardi mia nipote, un anno e mezzo, va a prendere un libro e mi dice, leggi nonna. E questa è una vittoria. Bravo. Questo, così bisogna fare. Non bisogna impedire. L'autorevolezza di mia nipote si offende quando io la sgrido, perché lei vuole che io sia contenta di lei. E questo che dovremmo fare, costruirlo il rapporto con i bambini, con i figli, con i nipoti. Io, cioè, sono sicurissima di sbagliare quando mi lascio andare, magari, però urlo di più con mia figlia, con la nipotina, no. E lei, Anna, questa è l'ultima volta che tu combini guai a casa mia. E lei sta sul divano per starmi di fronte e mi dice, eh no, la mia mamma mi ha detto che io, quando lei lavora, devo stare proprio qui da te. E io vengo ancora qui da te. Così. Che mi è voluta stare di fronte. Io l'ho molto apprezzata. Perché io le riconosco il suo valore, il suo potere e le sue ragioni. Perché non l'ha detto lei, l'ha detto la sua mamma. Ed è giusto che sia così. Cioè, basta soltanto, come dire, fare a meno di pensare che l'educazione che hanno dato noi sia quella che dobbiamo propagandare, che dobbiamo assolutamente far imparare i nostri figli. Per carità, direi proprio di no. Se mi è consentito, scusate, devo rispondere a una domanda che mi ha fatto la signora. Prima, no, facciamo così, c'è una domanda prima di qua e poi la amplifichiamo al microfono, okay, perché non l'hanno sentita, okay, così io vado da questa, certo, parte. Cepino, lo puoi fare una domanda e poi passo da quella parte. Io mi dispiace di aver perso la prima parte del suo discorso, però ciò che sto ascoltando mi fa concepire questa domanda: qual è la forza che l'ha spinta a scrivere questo ultimo, credo che sia l'ultimo suo lavoro, no? Viene che è pubblicato nel mese di libro proprio da vendere. Allora non è l'ultimo, no. Allora, quello che lei sta tirando fuori dal rapporto con suo padre e con sua madre è stato il tormento, ho captato, della sua generazione, ma che non è generazione proprio sua, è la nostra generazione, diciamo. Quando ha finito questa tematica, se ne è liberata, cioè c'è stata una catarsi, quando ha aperto l'armadio dei suoi ricordi ancestrali del periodo adolescenziale e su di lì, che cosa ha sentito? Allora, intanto deve sapere che la gestazione proprio del libro, non il parto, è stata difficilissima, è stata una cosa discontinua, è stata una cosa che io ho voluto fare proprio per la sua azione catartica su di me. E tuttavia, nonostante fossi consapevole di doverlo mettere, dovevo guardare di fronte quello che avevo subito e quello che, anche proprio per vedere, una volta scritto, una volta aver trovato le parole, se davvero io avevo così ragione, oppure non lo so, comunque mi mettevo al vaglio di quello che ricordavo e di quello che stavo passando nella vita, per vedere quanto avrei potuto influire, non so, magari migliorando prima. Quindi le dico, ci sono state delle volte in cui, perché quello che è successo è stato a volte terribile, insopportabile, in cui io sai gridare, dire no, 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 perché e non potevo continuare a scrivere, dovevo assolutamente lasciare. Poi ho lasciato passare tanti mesi, ho lasciato passare anni prima di riprendere una volta, perché comunque è stato difficile, è stato difficile. Una sofferenza che ancora si porta? È una sofferenza che io credo non passerà mai, perché io potevo avere una vita più felice. Io meritavo di
di essere felice come tutti gli esseri viventi meritano e come tutti dovremmo stare attenti a succedere. Anna Ferrara, si vuoi parlare al microfono perché purtroppo non si sentiva, prima di fare la domanda di nuovo. Va bene. Microfono vicino. Allora, intanto dalla sua biografia, per quello che ho potuto rilevare io, lei ha avuto un'infanzia, secondo me, pesante e travagliata anche intimamente. Però volevo arrivare alla domanda che le avevo fatto prima, sì. Cioè l'atteggiamento di sua madre, che noi abbiamo capito una donna molto tosta, era un atteggiamento di gelosia o di troppa protezione? Mi crede che la risposta me l'ha data a mio marito. Io non avrei mai pensato che mia madre potesse essere gelosa di me. Perché succede? È normale? Perché ci colleghiamo alla psicologia, no? Abbiamo allora io ho 5 fratelli, siamo 4 femmine e 2 maschi. E nessuno di loro ha avuto questa mia curiosità, ha avuto questa voglia di studiare, poi questa voglia di raccontare. Io dovevo tutto quello che facevo a scuola, io ero a casa e raccontavo. Mio padre era affascinato da questa cosa. Credo che mia madre, ma l'ho partorito dopo con l'aiuto di mio marito, fosse gelosa. Una cosa, guardi, che ha aggiunto dolore ai dolori che già avevo avuto. Perché guardi, mentre mio padre mi picchiava, l'ultima bastonata me l'ha data a 19 anni per volere di mia madre ed era attaccata alla porta così e lui mi picchiava come un negriero, si è tolto la cintura, mi picchiava così e io ho detto ma mio padre non è così. Arriva mia mamma e dice ammazzala, così. E ho detto cavoli, se non fossi mamma oggi io direi ma sì, le mamme lo fanno, io sono mamma. E quando mio marito soltanto ho fatto il cenno di picchiare le mie figlie io glielo ho impedito assolutamente, mentre mia mamma l'ha detto, mentre mio padre lo vedevo così imbestialito che mio padre era capace di grandi, mio padre era generoso, mio padre piaceva parlare, mio padre anche se non aveva studiato si aggiustava la vespa, la lambretta, era una persona che poteva dare moltissimo, aveva grandi storie, è morto a 55 anni, era stato dalla miniera, però era una persona che aveva solo bisogno di una donna che mi facesse venire in mente strani pensieri. La che tua figlia sta facendo così, la che tua figlia... metti, mio padre un giorno mi ha detto, Anna, non dirmi delle cose che fanno i ragazzi quando non ci sono, perché poi la minima che fanno, devo picchiarli, devo per forza correggerli, no? Allora, era mia mamma, mentre mio padre, che non smetteva di picchiarmi, lei mi deve credere, per un'ora e mezza di viaggio che abbiamo fatto dalla città in cui studiamo in un paese, mio padre mi ha picchiata in macchina, ok? E mia mamma era lì e non ha detto niente e ad un certo punto, se leggerà il libro lo saprà perché, con la macchina ferma, mi ha fatto una sberla, mi ha appiccicato la faccia alla parete della macchina ed è calato il buio, fino a quando non sono arrivata a casa la vista non è tornata, arrivata a casa mi ha continuato a picchiare, io signora ho guardato mio padre, mi fai pena, vattene, guardi come eravamo simili, guardi come eravamo vicini, ok, mi fai pena, vattene. Però i complimenti bisogna fargli perché ha avuto una grande forza di carattere e di reazione, io la definirei una donna positiva. Volevo dire che la sottomissione della donna è emerso dalle varie discussioni, non è un fatto naturale, ma è un fatto storico. Infatti la posizione della donna in ogni epoca, e ancora oggi secondo me, ha sempre contraddistinto il particolare tipo di cultura di un uomo. E poi vorrei rispondere al dottore, dice, vi è dato sognare, mi pare di aver capito, mutuo le sue parole, è vietato sognare all'interno
Tuzio che ha detto questa frase, mi pare. Però no, non, bisogna non bisogna dimenticare che la nostra società è una società connotata dai mass media, che hanno un potere persuasivo e massificato. Quotidianamente noi assistiamo a immagini di violenza, di soprusi nei riguardi della donna. Praticamente veniamo quasi ipnotizzati da messaggi ansiogeni televisivi. A questo punto è logico che quasi ci si dimentica che esiste una realtà diversa da quella della violenza, da quella dei soprusi, per cui anche se volessimo sognare, abbiamo a un certo punto un deterrente che ci impedisce di sognare. È solo la mia opinione. Certo. Io sono la prima a volere sognare, però purtroppo ancora bisogna fare un cammino molto lungo per poter realizzare quelli che sono i sogni, non tanto nostri, ma soprattutto dei giovani che vivono un'età critica, un'età vulnerabile, l'età dei perché, a cui non sempre si riesce a dare le risposte che i giovani vorrebbero. Dottore Nicolò, prego. Io volevo dire una cosa. Un attimo. No, volevo precisare, poi ci siamo fraintesi, che dico, io sono, io per mia natura sono un grande sognatore, mentre sto qui con voi sto sognando, quindi cioè per me la vita è proprio, parlavamo di Calderon della Barca, proprio per me la vita è sogno, quindi che andrebbe letto. Noi siamo fatti di emozioni, noi siamo il prodotto delle nostre emozioni. È vero che non esistono più, ora dico, bisogna essere sempre, ripeto, realisti, non esistono quelle emozioni che noi provavamo all'epoca in cui si riferisce Rossella. Oggi i giovani per cercare l'emozione vanno a cercarlo nell'alcol, nella droga, e queste sono le emozioni che vanno a cercare, e questo è il dramma. Io dicevo che i giovani non hanno sogno, noi abbiamo distrutto i sogni dei giovani, non li abbiamo insegnati a sognare. E poi vorrei concludere, perché mi piace essere Bastiano Contrari, non me ne abbia, Leo Longanesi, un grosso scrittore, tanti aforismi suoi sono bellissimi, veramente, e lui dice... Vissero infelice perché costava poco. Ci rifletta. Perché la felicità va ricercata in qualsiasi momento. Non è, dice, no, è finita per me. La felicità va cercata fino all'ultimo istante. Giacomo Leopardi, col suo pessimismo, dice, no, anche all'ultimo secondo io posso cambiare la mia vita, diceva Giacomo Leopardi. Anche all'ultimo secondo. Quindi lei deve essere più ottimista. E Heidegger diceva, noi come esseri umani ci dobbiamo progettare il Dasein, l'esserci. L'esserci va vissuto appieno fino all'ultimo momento. Quindi non mi sfugge questo tipo di filosofia, non mi sfugge che amare dia una pienezza, una felicità incredibili, non mi sfugge che sono contenta di un successo, di quello che fanno i miei figli, della mia nipotina che cresce qua, del mio nipotino che cresce a Londra. Io so essere felice, so esserlo. Logicamente so anche avere paura, paura di soffrire ancora. Io questo non posso esimermi dall'essere, soltanto una persona che non riesce proprio a togliersi la crosta dal cuore o dalle emozioni pensa che potrà essere solo felice, ma si sa bene che la vita, io l'ho scritto, continua a dirci, ah, non sognare, ah, stai facendo questo progetto, mo te lo scalzo io, ah, no, io dico che bisogna cominciare ad esserci. Dopodiché, come dice More, siamo tanto intelligenti quanto deficienti, siamo tanto, c'è tutto, nella nostra vita, nel nostro essere umano c'è tutto, quindi a volte alternati ci sono momenti di gioia, ci sono momenti di grande tristezza ed è giusto che ci concediamo ogni aspetto di noi stessi e della nostra umanità, è giusto, ci siamo giustificati in tutto. Ultimo intervento, c'è il Presidente della Fidaba di Tistrano, prego. Allora, intanto parlare di presenza del Roletto è un po' ardito, però mi pare, da quello che abbiamo potuto estrapolare dai suoi interventi, mi sembra che la sua sia un'esperienza, diciamo, un po' ai limiti, traumatica,
e quindi questo ancora bene porta il segno, mi pare. E non credo che si possa generalizzare in maniera proprio assoluta questa sua esperienza, nel senso anche lei parlava di botte, quindi anche di violenza, che indubbiamente è una cosa anche traumatica. Io non direi che la nostra generazione abbia subito proprio questo trauma, questi livelli. E mi permetto di anche di precisare qualcosa, perché il dottore Nicolò ha dato un giudizio negativo anche sul 68. Il 68 è stato un momento di, anche lì traumatico, ma proprio perché bisognava rompere con tutto quello che era l'impostazione. E non si poteva fare diversamente, perché le rotture devono essere traumatiche, se no si ritorna sempre allo stesso punto. E quindi non si può essere acquiescenti, fare qualcosa di molto morbido. Qui c'è stata una situazione di grande diciamo, contrapposizione tra il nuovo e il vecchio. Quello che invece è mancato e invece è stato il dopo, cioè non siamo riusciti a ricostruire qualcosa di valido come generazione, diciamo. Però io ricordo, anche se insomma, lasciamo perdere i propri riferimenti autobiografici, che si respirava un'aria nuova, si respirava una situazione nuova, e quindi c'era anche un certo entusiasmo anche per la condizione della donna. Lei diceva anche queste donne hanno salvato il matrimonio, ma c'era anche molta ipocrisia. Possiamo dire che alcune sì, va bene, c'era anche, ma va bene, poi dobbiamo dire che alcune conquiste sociali sono venute dopo. Non possiamo dire che, per esempio, aver acquisito la possibilità del divorzio non sia una cosa positiva per una società civile. Poi ognuno se la gestisce come la vuole nell'ambito della sua coscienza, però avere questa opportunità di civiltà, secondo me, è un fatto imprescindibile. Cioè non possiamo rimanere ancorati noi a situazioni più vecchie, no. Perché poi ognuno se le gestisce a livello di coscienza personale le proprie scelte, se vuole salvare il matrimonio o lo vuole rompere. Questo è un fatto che entra nell'ambito dell'individualità personale, però non possiamo dare un giudizio negativo su un'epoca, ci manca, anche perché è vero che diciamo, ci sono state molte cose anche brutte, ma voglio dire, i grandi cambiamenti hanno bisogno anche di... Posso dire una cosa? Sì, prego. Io da casa mia, che abitavo a 100 metri dal mare, io vedevo le ragazze libere, felici di uscire con i loro amici, scendevano al mare in costume, giocavano, potevano fare qualunque cosa, cantavano, di notte andavano a mangiare la pizza insieme, andavano a ballare. Io non lo potevo fare, io non l'ho potuto fare. Ma c'è di più, la storia che lei dice, mantenere la famiglia, eccetera. Allora, io tiro fuori. Era un po' abusiva, eh? Lascia, io tiro fuori due miti, tiro fuori due miti, di Pazia e di Ottima. E sono tirati fuori nella mitologia e comunque anche nella storia di Platone, eccetera. Di Pazia, che non ha saputo trattenere il suo genio, la sua intelligenza, è stata uccisa barbaramente da lui. Allora, di Ottima invece è quella che praticamente ha saputo mettere sempre, ha creato quelle condizioni per non far alterare l'uomo, per farlo sentire sempre, ha accomodato tutto ed è stata considerata dagli uomini. Ma perché? Perché non era un pericolo per la società di allora, perfettamente androgena, ok? Allora, io dico che una via di mezzo ci vorrebbe, perché a me le donne nate dal 68 non mi piacciono per niente. E io propongo, non ho dato la tesi di laurea su questa cosa, perché l'insegnante purtroppo è una femminista e ha altri valori. Però guardi, io ho detto, secondo me, se noi avessimo imparato qualcosa dalla rivoluzione del 68, che è stata, 69, che è stata fondamentale per porre almeno la questione, perché prima non esisteva la questione, l'uomo aveva ragione, punto e basta. Dopo, che cosa abbiamo fatto noi donne? Noi siamo diventate più stronze, deficienti, viziose degli uomini. Questo volevamo? No, io non lo volevo. Io non lo volevo. Io volevo che l'uomo mi riconoscesse il diritto di prenderlo per mano e camminare insieme. Io voglio stare a fianco a un uomo
con la sua stessa dignità, ma non voglio andargli davanti e non voglio che lui faccia la stessa cosa con me. Voglio che si possa essere anche amici, oltre alle differenze che ci sono naturalmente. Perché no? Perché no? Cioè, è una cosa straordinaria. Allora sì, a valore la rivoluzione del 68, del 69, eccetera, eccetera. Ma così no. Bene, il dibattito è stato incessante, io vedevo anche i nostri della strada che c'è qualcosa da aggiungere, li vedevo molto partecipi all'intervento finale, così come il dottore. Noi stasera abbiamo conosciuto veramente, chi vorrà poi acquistare il romanzo appunto lo può chiedere a lei, abbiamo qua delle copie perché si legge in un Fiat. Stasera abbiamo conosciuto più che un'autrice, una persona che in Fieri, in questo flusso poi che si crea all'interno di una presentazione, piano piano ci ha consegnato una parte di sé che probabilmente più tempo avremmo passato con lei, sicuramente si sarebbe scoperto qualcosa in più. Noi ringraziamo e facciamo un applauso alla nostra Rossella, di mano nostra, perché abbiamo capito ancora una volta come appartenere a una generazione a tanti pregi, a tanti difetti, però l'importante è vivere la propria vita. Qualcuno mi diceva prima, ma come ha fatto a sopravvivere a tutto quello che è accaduto? Insomma, fino al 19. Il carattere posso dire? Sì, sì, e non avete letto il libro, certo. Io dico sempre che se anche non avessi creduto in Dio, io umanamente, da persona intelligente, non posso pensare di avere superato tutto da sola. Ci deve essere stato un disegno per me che ha fatto in modo prima che superassi quelle cose e poi che fosse anche promotrice di un certo modo anche di essere donna, di essere operatrice dentro l'ospedale. Cioè c'è una cosa scritta perché io non ne ho potuto fare a meno. Io proprio sono andata contro, cioè io ero così e la vita mi ha battuto addosso certe cose. Io gli sono andata incontro come se non avessi potuto farne a meno. Dio o chi per lui ha fatto un disegno per me, sto soltanto seguendo quel disegno, credo. Rossella, ti voglio dire una cosa, tu sei della Sardegna, mentre io camminavo dalla gente, la Torella da Canà mi faceva notare che questo tessuto in particolare è fatto con della lana che proviene dalla Sardegna, guarda che grande coincidenza. Noi ringraziamo gli artisti che stasera ci hanno raccontato queste immagini di donna, Mimma Gorgone, Maria Teresa Gerento, Grazia Papania, Manuela Lucarà, Santina Milardi, Antonella Laganà. Concludiamo con il brano di Adele Leanza e vi pregherei alla fine di rimanere così con i pittori e gli artisti, ci facciamo una fotografia insieme a Rossella e poi anche i nostri relatori. Domani sera una scrittrice di Catanzaro, un libro molto particolare, Liberaci dal male. Ci sarà con noi la neuropsichiatra Enza Calcagno e poi io, narrante, che è Teresa Polimeni. Grazie a tutti e buonanotte.